Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi siamo tornati su Rocket League. E io direi che, essendo ormai Natale, come si può vedere dal mio banner in basso a sinistra, potremmo metterci anche noi il maglione, no? Oh là, un bel maglione natalizio, con sopra il fiocchetto, la campanella e siamo a posto. Campanella che dovete attivare su YouTube, mi raccomando. E niente, a parte gli scherzi, ho fatto qualche sfida di Natale. Nice, apriamolo adesso. Molto raro, vediamo. Narvalo. Ma poteva andare meglio. Qua ci manca 2, 4, 5 sfide. Ok, interessante. Alcune cose sono vecchie, per esempio io questa ce l'avevo già in realtà, credo. Quindi penso che l'abbiano riciclato questa ricompensa. Però come vedete io c'ho l'altro, c'ho quello di Natale con l'alberello, perché forse ci stava meglio. Poi comunque, per far vedere che sono un po' un player anziano, dai. Vabbè, a parte gli scherzi, andiamo un po' in 3v3, direi. No, anzi, che 3v3. Visto che siamo in tema, facciamo un po' modalità a tempo limitato invernale. Che poi, secondo me, è uguale alla modalità extra, praticamente. Però, vabbè, magari col campo ghiacciato è leggermente diverso, non lo so. Siamo contro due premade e un altro che non è premade. Siamo con Medo 30-32 e alla Giovanni YT, vincitore del torneo stagione 1. Attenzione. Tra l'altro che metto anche la scia e la... sì. Il turbo e la scia. Con cose che avevo già, non le ho sbloccate adesso. Quindi se vi chiedete dove... come ho fatto a sbloccarle, semplicemente ho giocato anche anni... 1 o 2 anni fa, col Natale, ci sono sempre state le ricompense in genere. Almeno da quando ho giocato io. Ok. Spingiamo qua. Direi che il disco possiamo lanciare un po' dove ne abbiamo voglia. Ditemi se vi piace la serie di Hollow Knight, perché per me è un giocone. Per me è davvero un gioco fantastico. Però mi piacerebbe che mi disse un po' la vostra. Ok, non so se dice proprio così, però avete capito, mi piacerebbe sapere un po' la vostra, per sapere anche se vi piacciono i contenuti, se mi conviene portare il gioco lo voglio portare, per quello mi piacerebbe molto portarlo. Però per capire anche se vorreste vedere più episodi o magari una di quelle serie da mettere ogni tanto qualche episodio. Nel senso che magari Rocket League vi interessa di più o The Forest, non lo so. Solo che The Forest più che altro è una questione di registrazione. Oggi stesso ho registrato l'episodio 5, se non sbaglio. Il problema è che ci ho messo 50 minuti per registrarlo e non sono arrivato propriamente a un punto, diciamo. Nel senso che sì, l'episodio l'ho fatto, ma siamo un po' fermi. Chi ha visto l'episodio forse capisce di cosa sto parlando. È entrata. Anche se me non era ancora entrato del tutto, ma va bene lo stesso. No, ok, forse sì. Kickoff e la ma un tiro più forte, no? Peccato solo che ce la porta così. Volevi, cosa volevi fare? Cosa volevi fare? Adesso penso io. Oh là, no, l'ho preso lo stesso, amen. Hop. Vabbè, ma se vuoi fare tutto il giro, ok, ma è inutile che la porti direttamente di qua, voglio dire. Tuc. Si va, scartiamo tutti. Ok, vediamo se riesco a fare qualcosa. Forse no. Up. Tuc. No, non l'ho colpita. Peccato. Ecco a me. Il pallone. Facciamo un bel aerial. Tac. Ah, l'ho colpito.
Ma scusami. Non la sto prendendo molto sul serio perché comunque non è una competitive. Forse cambia anche quello che la modalità extra comunque ti posizioni in un rank, diciamo. Prova a fare un bel passaggio. Carino, dai. Non schifo. Io ho fatto uno schifo però in confronto. Ok. Ok. Ceiling. Riusciamo a combinare qualcosa? Niente. Anzi, prendiamo gol così dopo andiamo in pareggio. Ottimo. La palla è qua al centro. Ah, così, easy. Come recuperare? Easy. Nessun problema. Siamo noi, andiamo. Oh, bello. Mi sembra di aver attraversato il player, ma a parte quello. Ottimo. Come questo, bella esplosione. Ops, scusa il boost, lo voglio io. Oh, qua tutti vogliono esplodere. Penso io allora. Ta 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 ta. Taratatatara. Entrate in gol? Ah, peccato. Mi sa che abbiamo vinto. GG. Oh, sono MVP. Non l'avrei mai detto. Vabbè, ho fatto i gol io, evidentemente. Bene, direi di andare con la seconda partita a questo punto. Ok, eccoci qua. Allora, parte lui. Va bene, vado al boost. Allora, avanza, perfetto. Dove sta andando? Ok. Vola via sto robo. Ma se noi facessimo gol subito, tipo? Non ce la facciamo. Peccato. Ma nessun problema. Tuk, allora. Vediamo se riescono a passare verso di qua. Per caso, no, siamo bloccati da soli, piuttosto. Ok. Cosa pensava di fare, scusa? Cosa si aspettava? Prova a passarla al centro. Peccato. No, così però si va in porta. E non ci piace. E invece ci è piaciuto, invece. Peccato. Nessun problema. Andiamo al kickoff. Puff. Mi è piaciuto questo kickoff molto bello. Passo al centro. Ormai ho tentato di provare un ceiling, però tanto non credo sarebbe andato in porta. Poi con questa palla, figurati. Oppale. Siete scontrati, eh? Bravi, complimenti. Non si gioca così, bisogna saper guidare. Ok. Andiamo a prenderci questo bagaglino qua. Senza farsi fare gol, possibilmente. Siamo di qua. Facciamo tutto il campo. Ceiling, eh sì, ceiling, ciao. Pinch. Anche se non so se è fattibile con questo robo fare un pinch fatto come si deve. Lo dobbiamo mandarlo da loro, non dietro la nostra porta. Non so se avete capito. Ok, bravo. Bravo, uno schifo, bravo. Allora, vi decidete? E niente, mi esplodono. Mamma mia, cosa, come l'ho vista brutta. Brutto di questa mappa è proprio il fatto che le porte siano lì. Cioè, nel senso, non è un brutto, è una difficoltà in più, però con questa palla non è molto, molto facile. Dai. Perché mi vieni addosso? Spero per lui che l'abbiano spinto, perché se no ha qualche ruota fuori posto. Viene da dire.
Dai, ma perché mi spingete? Dovete pararla. Mamma mia. Niente, allora piuttosto rimandiamola alla porta, se non sapete cosa fare. Se voi compagni di squadra mi state guardando, nessun problema, mi raccomando. Solo cercate di stare un po' più attenti a dove guidate, ecco. Pa, 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 pam. Mi ha dato pure tiro in porta, ti rendi conto? Ok. Beh. Potreste dirmi intanto cosa ne pensate della nuova serie di Hollow Knight? Se preferite magari episodi tipo il primo, un po' più lunghi, con pochi tagli, per cercare magari di farvi vedere il gioco, ma poi di farvi entrare un po' più nell'atmosfera, almeno quello è un po' l'obiettivo, anche se in certe parti comunque cerco anche di, non so, farlo ridere o non lo so, divertire, nonostante sia un gioco un po' più tranquillo. Beh, oddio, tranquillo è un parolone. In ogni caso, dicevo, quello lì, oppure se preferite episodi un po' più corti, più corti intendo 10 minuti invece che 20 all'incirca, con magari più contenuti, oppure, cioè più contenuti con più tagli, anche se secondo me potrebbe in un gioco del genere non farvi calare proprio nell'atmosfera del gioco, ecco. Intanto abbiamo fatto gol, nice. Oppure ditemi voi, cioè potreste anche dire sì, episodi magari che non superano tot minuti, però comunque mi piacciono di più con meno tagli, non lo so. Per comodità preferirei un video che dura massimo 15 minuti invece che 20, però comunque con pochi tagli. E quindi diciamo poco contenuto, ma in realtà c'è lo stesso del contenuto, eh. È per dire che magari ci sono più momenti in cui succede poca roba particolarmente interessante nel gioco, diciamo. Vabbè, comunque andatevi a vedere l'episodio, poi mi dite. O gli episodi, non so quanti ne ho fatti uscire, perché mi sto mettendo avanti con le registrazioni per Natale, così dopo sono a posto. Ok, andiamolo in là. Vediamo se riusciamo a beccarla così. No, peccato. Vediamo se riescono a far gol loro almeno. Se siamo in supplementare, se come ci riuscissero sarebbe meglio. Fai Maverick, che se sbagli ti faccio tornare su Rainbow, eh. Mamma mia. Mi è piaciuto l'esplosione particolare. Ah, scusa, hai spawnato in quel momento. Vai, avanza, è il tuo momento. Peccato. Ah, ma c'è il turbo lì che nessuno lo prende. Ok. Ok, niente, ok, proprio niente. Mi sa che abbiamo perso. Vabbè ragazzi, una persa, una vinta, ci può anche stare, dai. Siamo arrivati ai supplementari. Nessun problema, nessun problema. Beh ragazzi, io direi che per questo video può anche essere tutto. So, c'è in descrizione, mi raccomando. Passate anche sul sito Viola, anche se durante le vacanze natalizie probabilmente non riuscirò a fare live. Ma a parte quello, in generale cerco sempre di portarle ogni lunedì dalle 14.40 alle 16.40. Ora spengo. Cioè spengo, questo video finisce. Mi raccomando, tutto in descrizione. Tra l'altro io tra poco faccio una live, quella di giovedì, se ve lo state chiedendo. Oggi è il 17 dicembre. Di solito non le faccio giovedì, sono improvvisata, comunque non mi interessa perché questo video uscirà dopo. Quindi, ciao!